parlava di un argomento che è diverso, o meno differisce dal controllo del vicinato, però appartiene allo stesso campo geografico-topologico del controllo del vicinato. E questo campo geografico-topologico è rappresentato dal principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà tutti più o meno hanno in mente che cosa sia e in che cosa consista. Volevo proporvi un esempio tratto da un testo normativo, ovvero l'articolo 118 della Costituzione italiana, che espressamente introduce il principio di sussidiarietà, dove si dice che Stato, Regioni, Città Metropolitana, cioè enti territoriali, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli associati per lo svolgimento di attività di interesse generale. Questa è proprio la cornice normativa, è il frame normativo fondamentale che accomuna sia l'ambito del controllo di vicinato che anche l'attività dei privati a favore delle vittime di reato. Un altro spunto normativo di carattere particolare è costituito dalla direttiva europea 29 del 2012, la direttiva che si occupa della fissazione delle norme minime per il trattamento delle vittime di reato. Considerando, se voi sapete e se non ve lo dico, le direttive europee si dividono in due parti testuali diverse, c'è una parte di carattere espositivo, quella dei considerando, una parte di carattere dispositivo che è quella della normativa. Il 62 del considerando, il numero 62 del considerando, proprio ci indica che, ci dice che gli stati debbono favorire il principio di sussidiarietà anche per quanto riguarda le iniziative dei privati a favore delle vittime di reato, assistenza delle vittime di reato ad opera dei privati. E questo è un principio, diciamo, che non è lo stesso del controllo di vicinato, però è più o meno parallelo formalmente. Chi si occupa, i privati che si occupano di vittime di reato stanno sotto certi aspetti ai privati che si occupano di sicurezza partecipata. L'articolo 8 della direttiva 29 del 2012 ci dice che gli stati membri provvedono a che la vittima, in funzione delle sue esigenze, abbia accesso a specifici servizi di assistenza gratuiti operanti nell'interesse della vittima. E attenzione, qui un'altra applicazione del principio di sussidiarietà, nel senso che si dice che i centri di assistenza alle vittime possono essere sia emanazioni di istituzioni pubbliche, ma possono essere anche organizzati su base professionale o volontaria. Io mi occupo su base volontaria, mi occupo di assistenza alle vittime di reato. L'articolo 9 della direttiva europea, che sempre disegna l'intervento a favore delle vittime di reato, individua quelle che sono le linee di intervento a favore delle vittime di reato, cioè i punti di forza nei confronti delle vittime di reato, i servizi da erogare alle vittime di reato, e sono informazioni in materia di carattere legale, informazioni in materia di servizi specialistici. Ecco, vorrei fare una distinzione che forse sfugge al profano ed è veramente importante porre in evidenza. Io mi sto riferendo ai centri di assistenza delle vittime di reato che sono centri generalisti, che sono indicati dalla direttiva 29. In Italia purtroppo stentano ancora a svilupparsi i centri generalisti per l'assistenza alle vittime di reato, mentre invece c'è un notevole sviluppo di quelli che sono i centri secondari per l'assistenza alle vittime di reato, ad esempio i centri antiviolenza, le case protette, le case famiglia. Ecco, il centro di assistenza generalistico alle vittime di reato dovrebbe porsi tra la vittima di reato e i centri specializzati l'aiuto alla vita. Noi, ad esempio, ci hai aiuto alla vita, antiviolenza, casa protetta. Noi, tra le altre cose, ci occupiamo di indirizzare sulla base delle specifiche esigenze di ciascuna vittima, la vittima stessa nei confronti dei centri specialistici che possono soddisfare le loro esigenze. Poi vengono erogati sostegni emotivi e di carattere psicologico e
anche le prime indicazioni volte a prevenire i casi di vittimizzazione ripetuta, cioè di reiterazione della vittimizzazione. Ora, vi do qualche spunto in materia di vittimologia. La vittima viene indicata come un reduce, cioè colui che torna da una esperienza traumatizzante. È necessario rieducare la vittima. Bisogna evitare, assolutamente evitare, la cosiddetta, che è stata un'espressione introdotta dal professore Palazzo dell'Università di Firenze, la retorica vittimaria. Dire: buttare via la chiave, marcirete in galera. Noi, dicendo queste cose, facciamo un pessimo servizio alla vittima, ve lo assicuro. Facciamo soltanto un pessimo servizio alla vittima, così la vittima non la dobbiamo trattare, la dobbiamo trattare in altri modi. E quindi un altro spunto di riflessione: le prospettive dalle quali è possibile guardare, riguardare la vittima, perché la vittima, scusate questa intermezzo di carattere costruzionistico, la vittima non è un fenomeno naturale in sé, la vittima è una costruzione sociale. E questa costruzione sociale emerge da chi la guarda e come la guarda. La vittima può essere riguardata dal suo carnefice e ne emerge, cioè dall'autore di reato, e ne emerge una vittima particolare con un destino particolare. La vittima può essere riguardata dalla comunità e se è riguardata e considerata in modo adeguato, ne emerge un rapporto adeguato nei confronti della vittima e una soddisfazione delle sue esigenze. Ma attenzione, dobbiamo considerare anche la vittima come guarda se stessa, come riconosce se stessa, perché una vittima che dice io sono vittima, allora già si pone in una prospettiva, in una costruzione avanzata. Una vittima che nega la vittimizzazione, allora ci costringe a fare un lavoro molto più avanzato e molto più delicato. E un altro concetto che a noi è molto caro è il problema del door number, cioè il numero scuro della vittimizzazione. È chiaro che non tutti gli eventi vittimizzanti vengono registrati dalle autorità di polizia e giungono poi sulle scrivanie delle procure della Repubblica. La vittima, se viene riguardata in modo inadeguato da parte della comunità, che saprà dire soltanto buttare via la chiave o marcire come un topo in galera, probabilmente non avrà nessun interesse a identificare se stessa come vittima. Una vittima invece che viene accompagnata, che viene non compatita, perché alla fine il nostro è un lavoro di empowerment nei confronti della vittima, che viene accompagnata, viene resa consapevole, ci aiuta a, non dico a eliminare, ma ci aiuta ad assottigliare la discrasia tra la vittimizzazione complessiva e il numero scuro, il door number della vittimizzazione. E vi propongo una possibile intersezione, ipotetica intersezione tra l'attività del controllo di vicinato, o meglio l'impegno, non l'attività, l'impegno che noi profondiamo, che noi poniamo nell'ambito del controllo di vicinato anche per quanto riguarda l'assistenza alle vittime di reato, perché guardate che è possibile anche operare un'assistenza comunitaria alle vittime di reato. È molto delicato. Innanzitutto non si dice, ripeto, non si dice butteremo via la chiave oppure devi marcire in galera, quello è l'approccio completamente sbagliato, però anche noi ci possiamo occupare delle vittime di reato. Ci sono naturalmente delle linee di divergenza tra la pratica del controllo di vicinato e l'assistenza alle vittime di reato, divergenza che riguarda il momento di intervento. Il controllo di vicinato si occupa della fase preventiva. Noi che ci occupiamo di vittime ci occupiamo della fase tra virgolette clinica, cioè di presa in carico una volta che l'offesa si è verificata. Divergenza quanto alle competenze. Guardate che il motto, cioè la prima regola in materia di vittimologia, è quella che dice first of all no more harms.
attenzione, prima di tutto non si deve aggravare il danno. Piuttosto, se non sei capace a trattare quella vittima, mandala da qualcun altro che è capace. Perché la vittima è una persona estremamente vulnerabile, se interveniamo male, peggioriamo lo stato di vittimizzazione che ha già subito in precedenza. Linee di convergenza tra noi che pratichiamo il controllo vicinato e l'assistenza alle vittime di reato. Beh, rientriamo in quel campo geografico della casa comune del principio di sussidiarietà. Noi che facciamo controllo vicinato ci occupiamo, ci impegniamo, noi che facciamo assistenza alle vittime di reato ci impegniamo per le vittime di reato. L'attenzione nei confronti dell'altro, che sia sia nell'ambito del controllo vicinato che nell'assistenza alle vittime. La prevenzione. Il controllo di vicinato si occupa di prevenzione, ma anche l'attività di assistenza alle vittime si può occupare, o meglio, può essere finalizzata alla prevenzione di altre vittimizzazioni e alla prevenzione di vittimizzazioni ripetute in capo alla medesima vittima. Quindi, creare e coltivare una sensibilità e una preparazione di carattere vittimologico, essere efficaci punti di snodo tra vittima, centri vittime, forze di polizia, istituzioni e centri specializzati. Molto spesso la vittima non sa dove andare, molto spesso la vittima non sa neanche di essere vittima, si rivolge a noi e dice: che cosa devo fare? Noi non diciamo vai a denunciare, ti porto a denunciare. Noi diciamo: allora, è molto probabile che si sia verificato questo reato, che tu sia vittima di questo reato, e se tu vuoi possiamo accompagnarti alla polizia giudiziaria e possiamo sostenerti nel tuo percorso giudiziario. In Italia è stato costituito lo scorso anno la rete DAFNE, che si occupa di raccogliere, di federare tutti i centri di assistenza alle vittime di reato, e alla rete DAFNE partecipa anche la mia associazione Libra di Mantova. C'è una iniziativa abbastanza interessante che è stata concepita, è stata portata avanti da Terre d'Argine, che ha iniziato a progettare e implementare iniziative e programmi volti a riconoscere il rimborso per dei danni subiti dalle vittime per alcuni reati contro il patrimonio. È un piccolo esempio, ma estremamente interessante. Io vi ringrazio e se volete saperne di più, Associazione Libra, poi potete scrivermi, la mia email ve la dà l'amico Leonardo Campanale, e vi saluto e vi ringrazio ancora.